che stamattina hanno un po' tirato dei sassi proprio nello stadio, e in particolar modo l'Aldo Gianduli e anche la Patrizia Ondelino, in ogni caso volevamo aggiungerli alle nostre riflessioni. È un piacere vedere la Casa della Cultura così piena, ed è fatto anche in funzione del motivo è tutto questo, quello che anche voi potreste così avvicinarvi a questo importante luogo della cultura milanese, per quelli che, di voi che non lo conoscevano, è anche un buon modo per iniziare. Quindi vi invito a prendere nota delle iniziative, in ogni caso mettere la vostra mail perché appunto vi arrivino i programmi. Spesso è stato un luogo di riferimento, ma ultimamente c'è poca gente anche perché non c'è questa abitudine, questa memoria nel ritrovare questo posto. Detto questo, banalmente ci chiediamo il motivo, il perché di tutta questa gente per sentire questa discussione su Howard Zinn. Io mi illudo che sia per il valore di Howard Zinn come storico e anche per il valore dei nostri ospiti. Alcuni di voi hanno studiato sul libro di Ferdinando Fasce, altri hanno studiato sul libro di Bruno Cartosio. Entrambi ci hanno proposto una storia degli Stati Uniti. La motivazione mia nell'organizzare questo incontro, che avrebbe dovuto essere più ampio, è appunto questa: chiedermi appunto se loro, che hanno fatto un manuale di storia degli Stati Uniti, consideravano opportuno iniziare il lavoro. Quindi io al triennio quest'anno ho utilizzato Howard Zinn, storia del popolo americano. Non sono stato così felice nell'utilizzarlo, ho visto lo svarione di copertina che portava il 1492 al 1942, non sono stato contento, e quindi se non mi cambieranno la copertina io ho intenzione di non utilizzarlo più, quindi di tornare a dei testi più tradizionali dal punto di vista italiano. Però l'idea è appunto questa: è Zinn quel testo che può affascinare il pubblico e quindi portarlo verso un approfondimento della storia americana? Il risultato, e quindi la vostra presenza qui, mi dice di sì. È quel testo che, utilizzato nel triennio, può dire: ah professore, ci sono delle cose che io non sapevo e che in un certo senso mi fanno appassionare a questa storia americana. Ed è un po' il nostro scopo, cioè vedere tutta la materia messa all'angolo in alternativa con storia dell'Africa, storia dell'Asia, storia del Medio Oriente, storia del Sud America. Ecco, in un certo senso momento per riprendere un po' spazio e ritrovare forza grazie ai numeri, perché spesso quello che conta sono i numeri. Brevemente su Howard Zinn, prima di introdurre i relatori, ognuno di voi ha studiato su questa versione, che è quella tradotta da Erika Mannucci, che non è l'ultima versione che ha commentato appunto Venegoni questa mattina, quella del 2005. Quindi ci sono delle cose che sono state aggiunte. È un testo, è un po' come I Promessi Sposi di Manzoni, non è mai finito. Gli storici moderni si confrontano con questo testo dicendo: ah, ho ragione io, ho ragione tu, e poi hanno ragione entrambi, perché nella stessa edizione le versioni sono diverse. Perché? Perché Manzoni interveniva sempre nel testo, continuamente, era lì dal tipografo, e quindi la stessa edizione cambia. In questo caso le stesse edizioni non sono, c'è l'edizione del 1980 di cui parlerà Ferdinando Fasce, c'è un'edizione degli anni 90 che è stata tradotta, e c'è un'edizione del 2005 che è completamente diversa. Questa anch'io me ne sono accorto, e a partire da questa idea del titolare, la memoria del dissenso. E in questo caso io vi ero annotato una cosa che poi però è cambiata nel 2005. Si parla, adesso vado a cercare, scusate un attimo, non ho messo l'appunto e vado a vedere. Però non c'è, ecco
scritto Alexander Haig 419, e non è la stessa citazione. Alexander Haig, un po' ci siamo confrontati con questo personaggio, appunto segretario di Stato durante la presidenza Reagan, molti di voi sanno che ha fatto questo volume collettaneo su Reagan. Ecco, Alexander Haig, nell'edizione degli anni 90, che non è però quella del 2005, viene citato esclusivamente per dire: all'Università di Syracuse, durante la cerimonia di consegna delle lauree della primavera del 1981, il conferimento al segretario di Stato di Reagan, Alexander Haig, di un dottorato ad onore in amministrazione pubblica, suscitò la reazione di 200 studenti e professori che voltarono le spalle al palco. La stampa riferì: quasi ogni pausa del discorso di 15 minuti di Haig è stata punteggiata da grida di sì ai bisogni umani, no all'abilità militare, fuori dal sabato. È chiaramente una memoria del dissenso in questa realtà. Haig è famoso appunto per essersi dimesso durante la presidenza Reagan, eccetera, eccetera, per molte altre cose, il suo interventismo era noto, eccetera, eccetera, però qui il ZID c'è solo in questo momento. E quindi ecco questa storia appunto della memoria del dissenso che diventa libro, è un po' simile. Per chi non ha partecipato ai lavori del mattino, di fatto abbiamo già ragionato su molte cose ed è stato strutturato in modo organico. Manca solo la memoria delle donne, e quindi ci riproponiamo magari in un'altra occasione di concentrarci su questo tema oppure allargare il dibattito ad altro. Non mi prendo altro tempo e vado subito a presentare appunto Ferdinando Fasci, che tutti voi conoscete appunto per i presidenti USA, questo libro interessante, forse hai scelto una copertina, ho visto recentemente quella dell'ultimo Bergamin, appunto della storia degli Stati Uniti, una cosa un po' di immagine molto contemporanea, fuori dalla storia. La tua invece è un'immagine chiara, appunto è Monte Rushmore, e Monte Rushmore rappresenta la storia degli Stati Uniti e la trasposizione della memoria storica proprio nella realtà fisica della nazione americana. Lui però ha scritto tantissime altre cose, però lascio la parola a lui. Bene, due parole di ringraziamento e di scusa. Ringraziamento a Marco per aver organizzato questa giornata e per avermi invitato, e scuse perché stamane non posso essere presente perché mi picchiavo con la Telecom che mi ha staccato la cosa, eccetera. E tutte le volte penso appunto alle pagine che Howard Zinn ha dedicato alle corporation statunitensi e la cosa lui avrebbe potuto dire delle nostre imprese, insomma, o pseudo imprese, perché completamente non abbiamo imprese, insomma, sì, soprattutto non funziona, prima di tutto non funziona. Allora, perciò è per questo che non sono riuscito non ho potuto presenziare stamattina, mi dispiace moltissimo e mi scuso anche perché magari dico delle cose che sono già state dette, quindi conterrò molto proprio come tempi e spero di non fare delle sovrapposizioni. Avevo avuto alcune indicazioni da Marco comunque sull'ambito degli interventi di Bruno, di professor Cartosio e mio. Allora, io parlerò essenzialmente di tre cose. La prima è la temperie, il clima nel quale esce questo libro nel 1980, nella sua prima versione. Nella sua prima versione, che ho qui infatti in mano. Quindi qual è il clima culturale e qual è anche il clima storiografico in cui esce questo libro? Prima di continuare dico che sono d'accordissimo con la domanda di Marco che dice: è Zinn il testo che può affascinare il pubblico? Senz'altro, la risposta è senz'altro positiva da parte mia. Allora dicevo, la prima osservazione, il primo tipo di questioni è questo. Il secondo è un'esemplificazione, cioè accennerò a come Zinn esemplifica il suo modo di interpretare la storia in un capitolo di questo People's History. E infine vorrei parlare brevemente delle suggestioni, ecco, dei suggerimenti che Zinn ha dato a tutti noi, talvolta anche personalmente, insomma, ecco, e quindi di come ci ha insegnato e indicato a fare ricerca storica, e in un certo senso ringrazio
Marco di aver citato il mio libro, ve lo dirò poi, insomma, ha influenzato anche il modo di pensare a come scrivere un libro sui presidenti. Allora, La Temperie, il libro esce nel 1980, io l'ho comprato a Pittsburgh il 30 settembre del 1980. Consentitemi una brevissima osservazione autobiografica, un'autobiografia di nessuna rilevanza, ma che può servire a far capire cosa c'era nel 1980. Perché nel 1980, il 30 settembre, quando io mi compravo sto libro, non si sapeva ancora che sarebbe stato eletto Reagan. È vero, l'atmosfera, noi quando pensiamo all'80 oggi, pensiamo subito giustamente alla normalizzazione, pensiamo all'affermazione del neoconservatorismo, ma se ricordate, Reagan poi vince in maniera abbastanza ampia, ma durante la campagna elettorale è tutt'altro che chiaro che Reagan vincerà, anche se ci sono sicuramente dei segnali di appunto spinta alla normalizzazione, spinta alla chiusura. Nello stesso 1980 Bruno Cartosio pubblicò un libro molto importante che si chiamava Dentro l'America in crisi, nel quale si cominciavano a vedere queste cose, cioè si vedeva quello che stava cambiando. Allora, perché vi parlo di Pittsburgh e di fascia Pittsburgh, che è la cosa più secondaria del mondo? Perché mi capitò di essere a Pittsburgh non per i motivi per cui avevo voluto andarci, perché a Pittsburgh fino all'anno prima, nel 79, c'era stato il più grande storico del lavoro all'epoca vivente, assieme a Herbert Gutman, cioè David Montgomery, che però poi si era trasferito a Yale. Io stavo a Pittsburgh perché io all'epoca lavoravo per un'azienda, facevo il sociologo industriale in un'azienda, l'università era chiusa, poco, no? Facevo il sociologo industriale in un'azienda. Avevo vinto una borsa Fulbright per andare 4 mesi negli Stati Uniti, questa azienda mi consentì di andare 4 mesi negli Stati Uniti a fare la ricerca che volevo, mi diede un congedo addirittura pagato, purché in cambio mi impegnassi a fare una ricerca per l'azienda stessa, per la quale lavoravo, cosa assolutamente comprensibile. Qual era questa ricerca? L'azienda era la più grande azienda elettromeccanica italiana, l'Ansaldo, e l'Ansaldo mi chiese di fare una ricerca sulle relazioni industriali nel settore elettromeccanico all'epoca. Io allora andai, tra l'altro, alla Westinghouse a Pittsburgh, parlo con questi manager che pensano di parlare con un manager, che io non ero assolutamente, e quindi vanno sparati su quello che stavano facendo, e tra l'altro mi mettono in mano un documento nel quale si diceva, tra l'altro, era un documento sulle politiche del personale della Westinghouse, 1980. Lì per la prima volta ho visto una parola che poi è diventata chiave negli anni 80, soprattutto dalla fine degli anni 80 e anni 90 è diventata chiave. L'avete probabilmente sentita, che è la parola downsizing, cioè ridurre le risorse. Downsizing vuol dire sostanzialmente dove prima usavamo 300 persone, oggi ne usiamo 30 e magari domani ne useremo 3. Allora, nel documento della Westinghouse si diceva chiaramente, dice, è politica della Westinghouse, è un documento approvato 6 mesi prima, è politica della Westinghouse non fare più stabilimenti, non costruire più stabilimenti con più di 100 persone. L'unità produttiva non dovrà superare le 100 persone. La settimana successiva, dopo aver già fatto Pittsburgh, andai a Schenectady a parlare con quelli della General Electric, che era l'altro grande colosso, e quelli della General Electric, il capo del personale, sempre pensando che fossi un manager, mi mostra lo stabilimento di Schenectady, 22.000 dipendenti, e mi dice: noi un errore del genere non lo faremo mai più, di mettere insieme 22.000 persone nello stesso posto. Ecco, questo vi dà l'idea dunque di che cosa c'era in realtà nel 1980. Stava avanzando un processo di profonda ridefinizione della faccia del capitalismo, del modo di organizzare la produzione, del modo di intendere il rapporto con il lavoro, che poi è stato sancito con l'elezione di Reagan e con tutto quello che abbiamo visto venire avanti nei 30 anni successivi, e che in notevole misura penso pagherete voi o state pagando voi, insomma, ecco, perché noi ormai sì, magari ci toglieranno pensione, non lo so, insomma, ecco, però il che cosa vuol dire? Vuol dire appunto che le unità produttive stanno sotto una certa dimensione, vuol dire la precarietà e tutte queste cose qui. Ecco, questo era il clima del 1980, stavano avanzando queste cose, ma non bisogna dimenticare che nel 1980 nei cinema degli Stati Uniti si poteva vedere anche il film No Nukes, che era la registrazione di uno straordinario concerto che l'anno prima avevano tenuto con al centro Jackson Brown e altri, che è una specie di punto d'arrivo degli anni 60 e 70, un po' come un'ultima immagine, se vi capita, No Nukes era un grandissimo concerto musicale ed era No Nukes contro il nucleare, perché stava crescendo la